Buonasera, benvenuti alla partita della Coppa Venezia Giulia, 7-Up Atletico B&B. Serata fresca al campo del Fani Olimpia, via Pasqua, via Trieste. Schierate già le formazioni in campo. Atletico B&B in divisa blu e bianca. Schiera i seguenti giocatori: Colavito, Giganeschi, Kutniak, Schemer, Meiacco, Rovis, Napoleano e Subar, mentre il 7-Up in divisa azzurra e blu schiera Romano, Rossi, Pieri, Ludovico Maria, Pieri, Jacopo Maria, Palcic, Dellova, Dalia e Moschi. Agli ordini il signor Cirriello da Trieste, tutto è pronto per iniziare la partita. Abbiamo già schierato le formazioni in campo. Calcio d'inizio che spetterà alla formazione del 7-Up, mentre gli ultimi ritardatari stanno facendo il loro ingresso in campo, mentre tutto è quasi pronto. Vediamo, ecco, proprio il numero 4 della formazione dell'Atletico B&B, Schema, che si schiera. Ecco il fischio iniziale del signor Cirriello, tutto inizia, subito pallone verso Muschi che dà al centro a Dellova, ma perde il pallone il giocatore della formazione. È subito un'occasione, un'occasionissima, il tiro di prima intenzione di Muschi che batte sulla traversa, scusate, non di Muschi ma bensì di Meiacco. E poi azione che si produce sulla fascia destra con un out a favore del B&B, dell'Atletico, battuto l'out verso il capitano numero 11 Subar, che non è riuscito ad approfittare di questo assist, forse un po' troppo lungo. Inficia comunque il portiere romano della formazione del 7-Up, che batte questo calcio di rigore su Dellova, che non riesce a mettere giù il pallone. Glielo sottrae Kutniak, che poi dà indietro al portiere. Gioca con Giganeschi il portiere, ancora poi verso la propria contro metà campo con le mani. Pallone che viene poi finisce in fallo laterale. Vediamo ancora la formazione del B&B con Giganeschi, che poi dà sulla fascia per Schemer, ancora Schemer che mette giù il pallone, si gira alla linea centrale del campo, poi Rovis dà tranquillamente ancora a Giganeschi, che poi mette in movimento il portiere per riiniziare l'azione della porta opposta con il molto mobile Giganeschi. Poi buona azione per Subar, che prova a calciare in porta, deviazione della difesa, più particolarmente di Dalia, che mette il pallone in calcio d'angolo. Occasione pericolosa questa per i ragazzi del B&B. Vediamo che il signor Cirillo dice di battere il calcio d'angolo, cosa che non ho capito. Il numero 4 Schemer, lo stesso Schemer batte questo tiro dalla bandierina, il portiere romano che devia, poi cerca Suba di intercettare il pallone, non lo fa, perde il controllo, lo recupera Dellova che dà verso il numero 33 Dalia, che prova un sinistro basso, il portiere Colavito è bravo a neutralizzarlo con i piedi. Muschi verso Dellova, deviazione di testa e pallone fa le mani del portiere. Ancora con le mani oltre metà campo, arriva la sfera, il numero 6, che poi fa un gran bel triangolo con Subar. Questi era Rovis, gran bel triangolo con Subar, e poi di prima intenzione calcia alle spalle del portiere romano, incolpevole, ed è 1-0 a favore della formazione in maglia blu scura con i risvolti bianchi. Quindi 1-0 subito pericolosi, i ragazzi del B&B sono fatti trovare leggermente impreparati i componenti della formazione del 7-Up, che ora cercano di giocare il pallone con il proprio portiere, che dà
verso il Dalia, cercava dell'ova, ha trovato Muschi, ancora dell'ova, cerca di liberarsi, lo fa bene, calcia, è bravo ancora quella Vito a deviare in tuffo laterale, poi l'out battuto, interviene la difesa che mette fuori, poi però anche l'altra difesa riesce a controllare il pallone ed è proprio Dalia bravissimo a mettere giù, a dare centralmente verso Pieri, Jacopo Maria, che cercano a fondo, non riesce a trattenere il pallone in campo, cioè lo tiene in campo ma non lo riesce a indirizzare verso il proprio compagno in avanti, quindi il pallone si spegne in fondo al campo, in out, deviato da un giocatore suo avversario. Ancora Muschi con le mani, da verso Dall'Ova, ancora Muschi, questo triangolo perfetto, poi Pieri e infine il portiere Romano. Schema, controllo il pallone, lo dà il portiere con le mani dalla parte opposta al campo per il numero 6 Rovis, poi centralmente a Ginnaneschi che perde il pallone sull'attacco del numero 88 Muschi, che poi tira di prima intenzione ma alza un po' troppo la mira, forse senza una direzione, l'arbitro dice di sì e quindi calcio d'angolo a favore del 7-up, va tutto velocemente verso Palcic, poi ancora Muschi centralmente, la direzione del portiere, la palla cambia la sua linea di porta ma non entra ed è bravo Schiama a calciare, mette il movimento super che è velocissimo ma interviene Romano a salvare la sua porta, ancora poi Romano e infine Pieri, Palcic cerca il colpo di tacco, da lì non lo effettua ed è Rovis che può giocare il pallone verso Subar. Subar cerca di liberarsi, non lo fa, perde il pallone Rovis, poi un po' di confusione in campo, c'è Dell'Ova che si gira bene, calcia e fa su il pallone in presa bassa laterale destra il portiere Colavito. Ancora Dell'Ova, Muschi libera un avversario, si decenta, poi vediamo, cerca un cross che non arriva e poi la palla si spegne tra le mani del portiere. Portiere che con sempre le mani mette in movimento Rovis, c'è un contatto, poi Subar capitano, è vera anima di questa squadra, vediamo il numero 11 che cerca di finire il pallone, conquista un out, lo batterà Schiena. Che si posizionano i giocatori in campo in mezzo all'area, il fischio del signor Ciriello e l'out battuto verso il numero 3 che scivola e cade Kutniak, quindi non riesce a conquistare, lo fa adesso però no, per un attimo poi lo riperde, ancora contrasta Kutniak e la palla è ancora in gioco, vediamo che non è uscita dal campo. Dalia può tranquillamente recuperarla e mettere in movimento dalla parte opposta Dell'Ova che è leggermente in ritardo su questo passaggio, forse un po' troppo lungo, e quindi nulla di fatto per i giocatori del 7-up che devono controllare questo out da parte del loro compagno. Ancora comunque il 7-up che avanza con il numero 9 lanciato da Palcic, numero 9. Il numero 8 Pieri Jacopo Maria che è stato lanciato da Palcic in una buona posizione, ha portato il tiro ma la sfera si è spenta sull'esterno della rete. Rovis per Ginnaneschi che cerca e trova, no non trova, cercava il portiere Colavito ma il pallone, dice l'arbitro, è già uscito dalla linea perimetrale del campo e quindi out a favore del 7-up, batte Muschi. Per Palcic ha il problema di girarsi assieme a lui due avversari che gli rubano il pallone e il portiere Colavito lo fa su in presa bassa. Ancora Rovis di petto verso Subar, Subar cerca di girarsi, lo fa bene, gran bel tiro e bravo anche Romano a parare in distensione laterale, altra bella azione, altro bel tiro ma bravo Romano questa volta direttamente dalla parte opposta verso il suo collega di reparto della sua avversaria e poi prova ancora Schema a giocare il pallone con
Gigianeschi, poi verso Subar, Subar, Parovis, Rovis, Subar, una serie in tunnel, avanza ancora, prova a saltare ancora un giocatore, tiro troppo esterno, peccato, ma c'è una deviazione, calcio d'angolo a favore del B&B. Buona iniziativa di Rovis che ha superato due giocatori, tra cui uno in tunnel, e poi ha provato anche a cacciare questo calcio d'angolo verso terra, su quale il portiere romano è intervenuto con i piedi e ha messo in fallo laterale. Batte l'altro Rovis, centralmente per Subar, c'è un contatto, il pallone esce, ha fatto buona guardia questa volta Pieri e ha messo in fallo laterale, ancora Rovis a battere questa rimessa con le mani, ancora un intervento del giocatore Kutniak che però mette direttamente in calcio d'invio. Batte Romano con i piedi verso Palcic, salta di testa Meiacco e riesce a far proseguire il pallone verso il proprio portiere. Poi Rovis, serie di finta e scivola, ma conquista ancora il pallone. Pieri, Subar, subisce fallo da parte di Pieri Ludovica Maria, quindi è una buona occasione questa per Thomas Meiacco sulla fascia destra dell'attacco della propria squadra, proverà a calciare questa punizione, vediamo che si avvicina anche Kutniak, i due si parlano e sembra che il pallone rimanga a Meiacco per questo tiro da lunga distanza, il tiro infatti è proprio suo ed è buona la conclusione, deviata dal portiere in calcio d'angolo, un buon tiro forte, il portiere era ben sistemato e ha salvato la seconda rete della sua formazione. Schema, Rovis, perde il pallone, Meiacco, tiro di sinistro, altissimo e lontanissimo dalla porta difesa da Romano. Però ci ha tentato comunque Meiacco, buona l'iniziativa, peccato che la conclusione è stata delle migliori. Ancora il portiere, poi tocca solamente Palcic di testa, e arriva il portiere dall'altra parte, Subar, Gutniak, Subar ancora, di tacco, bellissimo per Rovis, il tiro, la deviazione, calcio d'angolo ancora, altra buona occasione, no, l'arbitro dice che è calcio di rinvio, abbiamo visto male, quindi calcio di rinvio in questo caso, se lo Cirillo è implacabile in questa sua decisione, ed è Romano che batterà ancora questo calcio dalla linea di porta, vediamo lungo verso dell'Ova, ha messo in movimento ancora Rovis che dà per Subar lateralmente, Subar cerca ancora Rovis di un altro triangolo bellissimo tra i due avanti della formazione del B&B che porta a due le marcature in questo momento per la formazione in maglia blu, entrambe le reti quasi fotocopiate, due bellissimi triangoli, due reti molto molto spettacolari per questa formazione che fa della velocità in avanti forse la sua arma migliore. Ancora Subar, ruba palla e va verso la porta, poi cerca un passaggio centrale, Kutniak, il tiro di piatto, c'è stato anche un intervento falloso che l'arbitro ovviamente non ha rilevato per il vantaggio e la palla è arrivata a Kutniak che di piatto ha messo alle spalle del portiere romano un fendente imprendibile, 3-0, un 1-2 veramente strepitoso questo dei ragazzi capitanati da Subar che hanno portato a trovare le loro marcature in questo inizio di partita che vede il 7-up soccombere decisamente meritatamente per il gioco sicuramente migliore da parte del B&B. Dell'Ova nel frattempo contrasta l'altezza della linea centrale del campo e fa guadagnare un out al B&B, battuto subito verso Rovis che poi perde il tempo per recuperare questo pallone, è out dall'altra parte dell'Ova verso Palcic mette giù, si gira il tiro e la palla sfiora il palo lontano, bellissimo anche questo, questa iniziativa di Palcic che si è liberato e ha calciato di prima intenzione, pallone che è uscito veramente di pochissimo, batte il portiere Colavito verso Subar, non riesce ad intervenire il centravanti del B&B, però è troppo lungo,
Dalia ha il problema di trovare spazi, lo fa alleggiare dal proprio portiere, che poi dà a Pieri. Pieri, Ludovico Maria, che prova il lancio per nessuno, arriva lentamente tra le braccia del portiere avversario. Meiacco cerca subito, lo trova Rovis, voleva far andare Kutniak, ma questa volta la direzione della difesa è stata pronta e provvidenziale. Ancora Rovis che cerca di versi da tre giocatori, da verso Ginaneschi, che poi si avventa in un dribbling di troppo. Dall'altra parte Pieri è bravo a cercare spazio, la direzione della squadra avversaria, dei difensori avversari. Poi Palcic che mette giù, c'è un fallo fuori Palcic, l'arbitro lo fischia puntualmente ed è punizione a favore del 7-up nella propria metà campo. Vediamo che l'arbitro fa rispettare la posizione del portiere proprio romano Dennis a calciare questa punizione. Tutti i ragazzi del 7-up a tranne uno, il portiere, ancora un difensore, il Pieri nella propria metà campo avversaria. Il tiro del portiere è direttamente in porta e si esibisce in una buona parata ancora con la Vito, che ha avuto una bella reazione su questo tiro abbastanza angolato del portiere romano. Poi interviene bene Dalia in anticipo, ancora Dalia sovrasta fisicamente Rovis, mette il pallone in alto, però e Ginoneschi è pronto a battere questo fallo laterale dato verso Kutniak. Ancora Ginoneschi, scivolata di Dalia e poi pallone alleggerito verso il portiere da parte di Pieri. Quindi Romano può tranquillamente con le mani giocare ancora verso l'altro Pieri della partita, che dà verso Dell'Ova, solo un tentativo di recuperare il pallone, lo sfiora minimamente e poi continua la sua corsa verso la difesa. Rovis ancora, molto bene il suo schema. Meiacco centrale difensivo, Rovis, Kutniak, ancora Rovis, ancora un altro triangolo e il tiro da tre quarti campo trova l'angolino alto alla destra del portiere romano, forse un po' impreparato in questa occasione, ma gran bel tiro e quarta rete a favore del B&B. In questo momento veramente sembra una squadra da difficile da battere. Se un up sembra un po' scosso, infatti si provvede alla prima sostituzione della partita, esce Dell'Ova ed entra il capitano Rossi. Muschi nel frattempo cerca Gloria accennandosi verso il centro dell'area calciando, ma il tiro è nel fiacco, il portiere bravo a farlo suo, con le mani poi mette in movimento gli avanti, interviene la difesa, poi Muschi che non mette giù bene il pallone, lo stesso discepolo ancora verso il portiere avversario che non ha difficoltà a recuperarlo e poi lanciarlo ancora con le mani verso un Rovis che era lanciato a rete, ma c'è stato un fallo sui danni di Suba, era movimento di questo del capitano della formazione del B&B e punizione centrale dal tre quarti campo, poco due metri fuori dalla lunetta della distanza dell'area di rigore. Vediamo che fa rispettare il signor Ciriello la distanza opportuna ed è sempre Meiacco che con il sinistro prova a calciare, lo fa di prima intenzione della rete, pallone che passa tra la difesa, scusate, tra la barriera e il portiere, trovato ancora una volta in difficoltà e quindi 5-0, un aspettato risultato per questa gara che vede soccombere il 7-up di 5 disegnature. Palcic prova a calciare, trova Meiacco a difendere la propria porta e poi il portiere che si esibisce in un'altra parata non difficile ma con un bel spunto atletico. Numero 4 schema, Rovis cerca di andare da Kutniak che pensava ci fosse il proprio compagno alle sue spalle, non c'è invece, quindi il pallone esce in fallo laterale. Pieri per Muschi dà ancora verso Pieri, c'è Suba nelle vicinanze, poi Kutniak che
non riesce a guadagnare questo out che è invece a favore della formazione 7-up. Piagli batte colpo di destra di Kutniak, poi Muschi, Amerigo Muschi cerca di andare e Subar non riesce a trattenere il pallone in campo, sfara che arriva in out, Piagli ancora, Kutniak mette fuori, Subar, intervento dell'altro Piagli e questa volta il pallone è a favore del 7-up. È stato un intervento a centrocampo, un contatto, ma nulla di trascendentale, quindi si può continuare la gara. Palcic mette giù da per Muschi, che prova ancora ad andare, Subar lo sacco, la riporta del pallone, ma poi c'è la difesa con l'altro Ludovic, l'altro Pieri, Ludovico Maria, che mette il pallone lontano per evitare problemi nella sua area di rigore. E quindi dall'altra parte l'out battuto da Mariacco per Gignaneschi, Gignaneschi per Skamer, dialoga ancora con Gignaneschi per la corrente, Rovis che si punta e poi grandissimo alto, grandissima rete da parte di Subar, ha pizzicato l'angolino basso in lontano dove Romano non ha potuto fare nulla. Di sinistro piatto, intenzione veramente buona e gran bella riuscita, 6-0 in questo momento a favore del B&B. Sembrano sfastornati i ragazzi del 7-up. Rossi, Palcic combatte tra due giocatori, Meiaco che calcia lontano, anche Subar tra giocatori cercando di farsi spazio, non ci è riuscito, poi Romano dà verso da lì a che di testa fa proseguire per Palcic, troppo lungo il pallone e il portiere può farlo suo, dandolo poi a Gignaneschi che mette in movimento Skamer, poi su ancora Subar, perde il pallone, Meiaco esce bene la difesa, ancora Subar, questa volta il pallone è a favore del 7-up. Dalia con le mani lungo, ma c'è Kutnik, poi Gignaneschi, tranquillissimo mette al portiere, poi Rovis, pizzicato con le mani, c'è anche poi un fallo di mani dello stesso Rovis. Muschi avanza, scivola però, sta vedendo un po' scivolioso, ed è fallo di mani. Rovis, questa avanza palla al piede, prova a calciare ed è un'altra rete, 7-0, attenzione! Sta prendendo le sembianze di una goleada questa, con questa altra rete veramente a fil di palo, impossibile per Romano Dennis parare questo pallone, li hanno beccati tutti i ragazzi del B&B, tutto bene va questa sera i ragazzi in maglia blu scura. Palcic combatte ancora però, Adalia prova ad andare, tiro deviato, ancora Adalia però, due giocatori su di lui, il tiro e la deviazione di Meiaco in calcio d'angolo. Vediamo che si stanno preparando i ragazzi del 7-up per entrare in area, da fuori comunque a Palcic, il tiro Sbinenko esce abbondantemente al lontano dalla linea di porta e tantomeno dal palo. Quindi si inizia con Skamer, Subar, tagliamolo con Skamer, vede dall'altra parte Gignaneschi che mette giù il pallone, si accentra un po', prova a girarsi, Subar ancora in allineamento al proprio portiere, poi Skamer, Meiaco vediamo porta antipalla, dà per Kutniak che perde il contrasto con Pieri, poi Palcic, Dalia, l'altro Pieri, ancora Dalia e poi il portiere Romano, cercano il filo del gioco i ragazzi del 7-up. Muschi, Palcic, leggermente contratti nella fase offensiva e abbastanza sorprendibili durante la fase difensiva, ancora Rovis in contropiede, cerca di centrarsi, dà comunque a Subar, c'è il movimento di Pieri e poi dalla parte opposta Skamer,
Ginoneschi, Padovis, esce bene questa volta Pieri, con l'aiuto di Rossi che li tacco mette sulla fascia, non c'è nessuno, quindi fallo da terra per favore del B&B. In fase offensiva c'è un contatto, l'arbitro fischia ovviamente per sincerarsi delle condizioni dell'attaccante della difensore del 7-up, ma sembrava tutto regolare. C'è un'altra sostituzione, nel frattempo esce Ginaneschi ed entra Napoliano, si posiziona nella stessa zona nella quale operava Ginaneschi, quindi non cambia niente nello scacchiere tattico della formazione del B&B. Moschi, subito Napoliano che controlla il primo pallone, lo dava su Maiacco, poi il lancio verso Schreimer, il tiro di sinistro, questa volta la conclusione non è dei migliori, esce abbondantemente aleato e quindi si inizia con un calcio di rinvio. Moschi ancora, Moschi per il Pieri Jacopo Maria, il lancio, non si sono capiti i due compagni di squadra e Napoleone fa buona guardia battendo l'out e dando al proprio portiere con la vita. Maiacco. Ed ecco la fine del primo tempo, risultato di 7-0, ci sentiamo tra poco per la seconda frazione. Tutto è pronto per la seconda frazione di gioco qui al Campani tra Atletico B&B e 7-up. Il risultato è di 7-0 ora dell'Atletico B&B. Un gran primo tempo dei ragazzi capitanati da Suber, fatto di ricchi scambi, veloci triangoli e buone azioni in profondità, e ne è testimonianza il risultato ampiamente a loro favore. Maiacco, vera diga invalicabile della difesa, lancia verso Suber, Suber mette giù quasi sempre il pallone, poi ecco l'intervento in scivolata di Pieri, forse pericoloso, ma è andato sul pallone, quindi l'arbitro non fischia nessun fallo, anche se Suber poi sul proseguimento dell'azione è scivolato ed è caduto, ma sembra che tutto possa continuare, anche perché Suber si sta rialzando e quindi niente di grave per il bravissimo attaccante della formazione del B&B. Abbiamo battuto l'out centralmente verso Schreimer, che alza troppo la mira e mette abbondantemente oltre la traversa un pallone pericoloso già all'inizio di questo secondo tempo, nel quale il 7-up dovrà assolutamente trovare il bando della matassa, altrimenti rischia di prenderne altri e sarebbe un peccato che la partita finisca in goleada. Già il risultato attuale è abbastanza gravoso. Rossi batte l'out dalla parte opposta del campo dopo un lancio del portiere, vediamo salta Kurniak ancora in out a favore del 7-up, sempre Rossi a battere questo rimessa laterale, poi Napoliano che continua con i falli laterali a favore del 7-up, vediamo ancora lungo questa volta Rovis, c'è un palla vagante ma ne esce bene Schreimer che mette in movimento poi Suber, ma Pieri controlla il pallone e poi lo perde, e ancora Schreimer che avanza a palla al piede, temporeggia il ragazzo della formazione del B&B, da verso Napoliano che poi si gira e dà il portiere in alleggerimento, ancora Schreimer, Suber De Lova, no, non lo fa, De Lova lo ferma in fallo laterale, poi Schreimer può battere questo out, vediamo verso Kurniak, ancora Schreimer prova ad andare, ma De Lova li porta via il pallone che finisce tra i piedi di Pieri e poi del portiere romano, poi lancia, ma c'è sempre, veramente sempre Maiacco in formidabile forma che riesce a
neutralizzare tutte le azioni in avanti della formazione 7-up. Abbiamo il portiere con la vita che con le mani cerca di dare a qualche compagno, lunghissimo il rilancio con le mani verso Subar, che aveva quasi messo giù il pallone, poi Dalia gli ruba il tempo, gli porta via questo pallone ancora molto pericoloso. Schema a battere l'out, sempre verso Subar, che mette giù in piena area di rigore, cerca di fare qualcosa di positivo cercando un colpo di tacco, poi difende bene il pallone, ostacolato da Pieri. C'è un fallo però questa volta fischiato dall'arbitro Ciriello da parte di Pieri contro l'attaccante Subar, che si è ovviamente leggermente appoggiato, ma Pieri lo ha spintonato e quindi ha commesso fallo ai danni della bravissima punta del B&B. Rovis sul pallone, pronto a battere questa posizione molto molto laterale, vediamo cosa ha intenzione di fare. La dà a Schremer, che prova a calciare, lo fa, il portiere romano para, poi Kutniak, ancora Subar che si gira in un fazzoletto, ma trova un impallo e quindi Palcic può continuare l'azione di rimessa da parte del suo fronzale, dando al portiere romano che ancora con le mani cerca lunghissimo dell'ova, trova il portiere però della sua avversaria in uscita e quindi nulla di fatto ancora per il 7-up. Schemer, Napolano, Meiacco. Meiacco lancia dolcemente Subar, interviene però Pieri verso Rossi, non riesce a prendere il pallone, tanto fa, tanto meno fa Napolano, out a favore del 7-up, batte Rossi, il capitano della formazione del 7-up, verso Palcic che si gira bene, rigore, questo è calcio di rigore, l'arbitro Ciriello lo vede benissimo e decreta il calcio di rigore, sicuramente dentro l'area di rigore il fallo, sicuramente dentro l'area, quindi giusta decisione del signor Ciriello che decreta questo penalty. L'abbiamo visto anche Enrico Palcic che va a battere il calcio di rigore, pronto al tiro e la parata del portiere Colavito, altra occasione sotto dal penalty gettata dal 7-up. E bravo il portiere con la vita a parare questo calcio di rigore, a intuire la direzione del calcio e poi a mettere fuori Dalia, Dellova, Kutniak, Rossi, Rovis per Napolano che arriva di gran carriera, il tiro lontanissimo dalla porta. Buona azione comunque corale dei ragazzi del B&B che hanno, stanno veramente creando tantissime occasioni. Romano con i piedi batterà verso la porta del proprio avversario, lo fa bene questa volta verso Dellova, cerca anche di calciare, c'è Palcic ostacolato all'ultimo istante, quindi persa l'occasione. Subar, Subar che prova a dare a Rovis, ancora questa palla, il tiro troppo angolato questa volta, peccato, altra bella occasione. Romano ancora con i piedi, lancia verso Palcic, passa il pallone attraverso le gambe di Meiacco, ma il portiere ancora attento, bravo anche quella Vito a sedare queste, questi tentativi nella sua area. Kutniak, c'è Pieri che salva tutto, poi perde il pallone, Rovis cerca il libero, non lo trova, Rossi, Napolano, un po' di confusione, da lì arriva, di gran carriera il tiro, e la palla sul 7, grande tiro da parte di Dalia, veramente un gran tiro, una bordata che attraversa tutta l'area in diagonale e finisce sul 7, peccato veramente, meritava la rete dopo questo grandissimo tiro, il numero 88 della, scusate, il numero 83 della formazione del 7-up. Schema, salta di testa a Pieri e mette in out, ancora Schemer, Meiacco, dialoga con Schemer ancora, Meiacco, il passaggio per Rovis che con questa palla Subar, fallo ai danni di Rovis e punizione a pochi centimetri dalla linea della lunetta della distanza del calcio di rigore, vediamo che l'arbitro sistema il pallone nel punto giusto dove deve essere battuta questa punizione, fa indietreggiare la difesa e la barriera e attende la sistemazione della stessa,
ci sono sul pallone in parecchi, Rovis, Maiacco e Rovis. Il tiro e la parata di Romano, abbastanza centrale questo tiro, forte ma centrale, e poi il tiro ancora di Rovis, una deviazione di testa di Subaru e la palla finisce in rete, 8 sulla fascia destra del suo attacco. Vediamo cosa aveva intenzione di fare il bravo centrocampista della formazione del 7-up. Prova direttamente in porta, di esterno, colpisce la barriera e il pallone finisce in fallo laterale. Dell'Ova batte questo out con le mani, arriva Pieri, poi anche Muschi, e alla fine Dell'Ova sulla ribattuta non riesce a concretizzare in rete, ma il tiro viene sbilenco e finisce molto lontano dalla puta difesa da Colavito. Stesso Colavito con i piedi prova a lanciare lunghissimo verso qualcuno dei suoi giocatori avanzati, trova Rovis velocissimo che tocca solo il pallone e lo mette tra i piedi di Romano, che poi con le mani cerca spazio verso Dell'Ova. Dell'Ova si fa superare dalla palla e poi perde il tempo per poter crossare o tirare, anche grazie all'ostacolo del portiere Colavito che è uscito. E quindi out adesso, battuto subito verso il portiere. Con le mani verso Napoliano. Napoliano a Maiacco, Maiacco verso Schema. Tiene in campo il pallone, dovrà ancora verso Maiacco, ma troppo lateralmente, quindi il pallone che finisce in fallo laterale. Sulla fascia destra, sempre l'attacco del 7-up. Dell'Ova pronto a battere, ma il giocatore con questo copricapo molto particolare, un foulard. Poi Palcic, il tiro, la parata di Colavito, sempre molto attento, altra buona occasione per il 7-up. E poi velocissimo Suba cerca di recuperare questo pallone, non ce la fa grazie all'ostacolo del direttore Sergio Pieri, ma è stato velocissimo ad andare a quasi recuperare questa palla che sembrava persa. Romano con i piedi, Maiacco, Napoliano mette giù, ha qualche difficoltà ma lo riesce a mettere giù, poi viene ostacolato da Dalia e il portiere sul rimpallo riesce a far suo il pallone, dandolo poi a Maiacco al centro dell'area, che esce dalla sua difesa in maniera molto elegante, dando poi verso Rovis, che colpisce, viene colpito da un avversario, e quindi punizione a favore del B&B. Altra situazione, esce Schema, rientra Ginaneschi, cambio di fascia per questo terzino fluidificante molto veloce, che in un primo momento all'inizio del primo tempo ha giocato dalla parte destra, ora è sulla fascia sinistra, quindi senza difficoltà per lui. Ed è Maiacco che è pronto al tiro, lo prova, la bordata, pallone che esce di poco sopra la traversa, c'era comunque Romano pronto a deviare, anche se in questo frangente non è occorso perché il pallone è andato leggermente sopra la traversa. Rovis, Palcic, il tiro, Maiacco, Rovis si libera benissimo di Pieri, che poi è costretto a fargli fallo, e quindi punizione per il B&B. Verso Subar, mette giù il pallone di patto, lo dà verso Kutniak, che perde il tempo e perde anche il pallone ostacolato da Palcic. Poi Dell'Ova, Dell'Ova prova ad andare, supera due avversari, cerca sicuramente Muschi, non lo trova, trova Rovis che gli porta il pallone e può iniziare l'azione per il B&B. Bravo Kutniak, che si è trovato a centrocampo in difficoltà e ha girato verso il proprio portiere. Maiacco, Rovis, spina nel fianco Rovis di questa formazione, veramente un grande, grande prestazione quella fatta da Rovis, e poi un intervento pericoloso di Pieri, in gioco pericoloso, un intervento pericoloso, in gioco in gamba tesa, scivolata, forse anche esagerata per la partita, e cartellino giallo ai suoi danni, combinato dal signor Ciriello, che ci sembra abbia fatto la scelta azzeccata combinando questo cartellino per evitare che ci siano ulteriori strascici di violenza. Ancora Maiacco, il tiro, e stavolta Romano è bravo a
di stendersi in tuffo laterale per deviare questo pallone in fallo laterale. Ancora Napoleano che non trattiene il pallone in campo, ma la palla è sempre del B&B. Vediamo, Napoleano con le mani batte l'out lungo verso Kutniak, chiedeva un fallo di mani. Poi Meiacco mette giù il pallone molto bene, lo dà Napoleano, centramento per nessuno, c'è dell'Ova. Palcic cerca di fare qualcosa con il pallone, dà verso Muschi che sta a scivolare, poi Muschi e Meiacco ancora, bravo, Piagli, forse c'è un fallo ai danni di Subar, poi Rovis, tra due giocatori e l'arbitro non può che concedere la punizione, grandissimo ancora Rovis, truffo l'assi tra due giocatori con il pallone libero e pronto per calciare, veramente un spettacolo vedere questo ragazzo giocare così bene, così piacevolmente, proprio si vede che si diverte ed è proprio molto molto bravo. Meiacco sempre sul pallone per battere la punizione e lui ormai il tiratore scelto da parte dell'Atletico B&B. Vediamo se anche in questa occasione sarà lui a calciare di sinistra oppure Rovis vorrà provare il destro. Ed è Rovis che prova il destro, questa volta cercava di aggirare la barriera, ma il pallone, la barriera è sistemata bene, il pallone è andato troppo esterno e quindi non è riuscito ad insaccarsi. Peccato perché anche questa è una bella punizione. Piai al portiere romano con le mani. Lancio lunghissimo verso Palcic, ma c'è Kutniak di testa molto lontano, ancora Kutniak, poi una serie di impalli, pallone che arriva al portiere con la vita, di piatto verso Napoleano, Meiacco, Kutniak, Napoleano, serie di passaggi, Rovis, vediamo cosa inventa adesso, niente, scivolata di Dalia, poi Muschi per Dalia in profondità, c'è il portiere, c'è la scivolata ancora di Dalia, ma il pallone finisce in calcio di rinvio. Non l'hai fatto ancora per il 7-up, peccato, c'è tutta la volontà di far bene, ma dopo i 7 gol iniziali del primo tempo sono veramente tanti per poter essere recuperati, quindi non riescono poi i ragazzi del 7-up a mettere il pallone alle spalle del portiere con la vita. Ancora spezzata il pallone da Subar, finito poi il calcio di rinvio e c'è Muschi che avanza a palla al piede, da verso Piagli centralmente, come un treno arriva Rovis e mette il pallone al proprio portiere poi, per poi riprenderlo e darlo verso Subar, c'è però Dalia, Subar gli si mette in mezzo e contrappone un ostacolo, ovviamente con grande esperienza, e poi prova ad andare, ma il pallone questa volta a favore del 7-up, si arrabbia Subar, chiedeva una deviazione non concessa dall'arbitro San Cirillo, e poi Romano Dennis prova direttamente dalla sua area a calciare e a sorprendere con la vita, non lo fa, mentre arriva di gran carriera Pieri che interviene in maniera un po' sconnessa e tra le altre cose ci sembra abbia anche commesso fallo di mani, quindi punizione a favore del B&B proprio sulla linea centrale del campo. Meiacco sempre a battere questa battere le punizioni, vediamo se il tiro sarà forte come al solito, infatti lo è, questa volta però è Subar che si mette in mezzo e non permette il pallone di arrivare in porta, poi Palcic della parte opposta, il tiro in mezzo al pallonetto e la rete, la prima rete da parte del 7-up, 8-1, vediamo, ci sembra un po' azzardato dire che questa rete riapre la partita, però intanto i ragazzi del 7-up non hanno mollato e in questo secondo tempo stanno in sostanza pareggiando l'incontro. Con la vita, con le mani, lunghissimo verso Subar, lunga, troppo lunga il pallone verso Rovis, toccato di testa, poi Romano con le mani, Dell'Ova, Palcic sbaglia completamente l'indirizzo, direzione del pallone, quindi lo mette addirittura in out dalla parte opposta del campo, cercava il tentativo di tiro, peccato, è uscito bene, poi ancora Palcic sull'invito di testa da parte di Muschi, trovato un attimo impreparato il bravo attaccante numero 10 della formazione 7-up,
quindi niente, niente da fare. Se comincia con un calcio di rinvio da parte di Colavito, batte con i piedi, Muschi mette giù, da verso Palcic. Palcic cercava di andare, ma Miyako lo ostacola e Palcic perde completamente il tempo e la palla. Dall'altra parte sta verso Subar. Subar prova ad andare, mette il centramento per Kutniak, poi il pallone arriva ancora Subar, indietro verso Kutniak, poi Rovis e il pallone esce dopo una serie di rimbalzi alle spalle di Romano. Muschi si ferma, perde il pallone ma lo riconquista Dalia per Pieri, centralmente per Muschi. Palcic cerca di andare via a Kutniak e ce la fa, di esterno per Rossi, ostacolato da Napoliano, pallone in fallo laterale, battuto per il B&B. Portiere da Gino Meschi, è uscito un po' la reazione dal gioco il terzino sinistro del B&B, però gioca bene Kutniak che cercava un passaggio napoliano, trova Rossi che poi sbaglia tutto, mette il pallone in fallo laterale. Continuazione del B&B, da verso Rovis, mezza rovesciata, ancora Napoleano, è out per il 7-up. Rossi è pronto a battere con le mani, vediamo se sistema il pallone, cercherà probabilmente lontano qualcuno, e invece no, sulla fascia verso Palcic, che si accenta, prova a calciare, bravo ancora con la Vito, poi Napoleano mette fuori Dalia, indietro al portiere Romano. Romano per Muschi. Muschi avanza sulla fascia, buona iniziativa. Il tiro, le due deviazioni. Poi ancora Muschi. Per Rossi, alza troppo la mira. Peccato, poteva essere una buona occasione per accorciare ancora le distanze, ma questa volta Rossi non è stato abbastanza cattivo e preciso per concludere in porta questa buona occasione. Rovis si gira bene, prova ad andare, una scivola, si incespica sul pallone e quindi la sfera è in fallo laterale. Pieri, forse un cambio, ma l'arbitro lascia stare. Dalia, serie di dribbling, poi assist centralmente per Muschi che prova a calciare, viene rimpallato, il pallone arriva tra le mani del portiere. Rovis, ostacolato da Dalia, ancora Rovis, siamo in mezzo a due giocatori e poi Muschi, il tiro, si gira di schiena e rimpalla questo tiro Meiacco, che si oppone anche fisicamente alle conclusioni dei avversari. Rossi, Rovis, Subar stava dando un buon pallone centralmente a Rovis, ancora Subar, scivolata di Dalia, non riscontra niente il signor Ciriello e noi siamo dello stesso avviso, e può giocare ancora il pallone Palcic che di esterno mette in movimento, mette il pallone verso la porta, ma il portiere con la vita è bravo, se l'abbia un po' Subar per l'intervento un po' troppo pesante, poi adesso commette ancora fallo Dalia, sempre su Subar, ammettendo il fallo in questo frangente ma non quello precedente, e quindi punizione della tre quarti campo a favore del B&B. Con qualche scherzo tra i giocatori in campo, ma sembra che tutto possa tranquillizzarsi qui e si possa battere questa posizione sempre con Meiacco. Il tiro alto e fortissimo. Romano lancia molto bene Palcic, leggermente lunga, peccato, è stato imbeccato molto bene il centravanti della formazione 7-up, ma purtroppo leggermente lunga l'assist fornito dal portiere Romano. Buono anche con i piedi. Subar mette giù di petto, da Vassarovis,
poi il napoliano in due, ma c'è dell'ova, palcici il tiro e il pallone esce, questa volta non di tantissimo. Continua a giocare a buoni ritmi il 7 up, ma non riesce a concludere alle spalle del portiere Colavito, che fa sempre buona guardia. Subar non riesce a mantenere il pallone in campo e quindi la squadra finisce in fallo laterale. Fallo laterale che era battuto da Lia sulla fascia sinistra della difesa del 7 up. Poi Rovis ruba palla a Pieri. C'è Muschi, Palcic, pallone che viene alleggerito in difesa. Ancora serie di passaggi in difesa, poi Rovis che avanza, Pieri mette in out. Battuto l'out, scivola Kutniak e poi il tiro di Gidaneschi che esce abbondantemente lontano. E proprio in questo momento, signor Civile, decreto la fine della partita, è stato di 8-1 a favore del B&B. A tutti quanti i telespettatori, non sentirci nelle prossime occasioni.